Voglio ringraziare Guardavalle Online, sempre disponibile per dare la possibilità a noi amministratori di comunicare attraverso questa appunto importante via di comunicazione quello che sta facendo la nostra amministrazione, la vostra amministrazione anche in questo periodo particolare. Allora, noi abbiamo naturalmente avuto l'opportunità attraverso diversi progetti presentati, attraverso il grande lavoro che si sta facendo, e di questo voglio ringraziare tutti gli amministratori, gli assessori per l'impegno, l'abnegazione e soprattutto anche la voglia di riscatto verso la nostra comunità per quello che stanno facendo, e grazie anche a loro che abbiamo questa opportunità di diversi finanziamenti che in quel processo di cambiamento per la nostra comunità si sta andando avanti. Quindi ringrazio Guardavalle Online per questa opportunità. Adesso brevemente vi dirò quello che c'è in cantiere nei prossimi mesi e quello che siamo riusciti ad ottenere. Allora, intanto partiamo con un impegno che abbiamo preso con il gruppo parrocchiale di Guardavalle Marina per il discorso dell'oratorio, fermo da un anno perché era in uno stato di difficoltà anche ambientale e di poterlo anche frequentare. Abbiamo avuto un finanziamento di 30.000 euro, quindi andremo un po' a sistemare l'oratorio, anche i locali dell'ex laboratorio di ceramica e vetro, quindi poi li daremo a totale disposizione di Don Massimo della parrocchia di Guardavalle Marina e dei nostri bambini per poterli utilizzare come meglio credono. E soprattutto avremo anche un punto di riferimento per poter fare delle iniziative, perché poi è una sala molto bella e riusciremo anche a dare lustro a questa sala. Abbiamo l'immediato inizio dei lavori dei marciapiedi per un finanziamento di 50.000 euro da parte del Ministero, e quindi andremo un po' a eliminare praticamente quella difficoltà che esiste vicino il ristorante Borgo Rosso, dove mancano i marciapiedi, dove è pericoloso anche per l'utilizzo di quelle famiglie che ci abitano là, e soprattutto anche per quella struttura ricettiva che è in difficoltà quando qualcuno deve recarsela. Quindi faremo quei marciapiedi che inizieranno anche da Troni, ecco, per rendere meglio dove si fa l'intervento, da Troni, andando verso Guardavalle stazione, elimineremo alcune criticità per un importo di 50.000 euro. La ditta che ha vinto questi lavori è Euroval di Scadello Ionio, che praticamente subito dopo il 27 inizieranno i lavori. Abbiamo anche un altro lavoro importante per Guardavalle Marina, che è l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico della scuola media. La ditta che ha vinto questa gara è Barberio di Catanzaro per un importo di 315.000 euro, quindi andremo ad intervenire sull'adeguamento sismico, lavori che inizieranno il 3 di febbraio. C'era un bando importante che riguardava anche l'aspetto scolastico. Voi sapete che noi ci teniamo moltissimo ai nostri bambini affinché possano crescere nella cultura, nella legalità e soprattutto nel voler iniziare quel percorso di studi attraverso anche questi due progetti che vanno, per quanto riguarda Guardavalle Marina, l'adeguamento impiantistico, l'ampliamento e la realizzazione della palestra proprio dell'edificio per l'infanzia e le scuole primarie. Cosa vogliamo fare? Cosa abbiamo presentato al governo regionale? Il progetto di ampliamento, praticamente dove ci sono la scuola materna, quello spazio, ecco, scendo nei particolari per farvi capire cosa vogliamo fare, ma poi attraverso anche le foto che gentilmente Guardavalle Online manderà anche in questo servizio, praticamente dove c'era questo deposito di materiale oppure il parcheggio dello scuolabus, in quello spazio là vuoto verrà realizzata un'altra nuova ala, dove quindi miglioreremo un po'
l'area materna, ma anche le scuole primarie e le scuole di primo grado. E poi dove c'è adesso quel campetto un po' aperto di basket, là verrà una palestra, con tutti i crismi della regolarità, ci sarà anche la tribuna, quindi faremo un lavoro veramente molto bello. E per una richiesta di finanziamento di 2.925.000 euro. Per quanto riguarda Guardavalle Centro, abbiamo già una struttura, una bella struttura, e puntiamo sull'adeguamento sismico, sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento impiantistico e l'adeguamento antincendio. Anche qua abbiamo fatto delle verifiche, delle valutazioni, delle prove, dei carotaggi, dove praticamente ci conferma che la struttura è ottima, e quindi andremo un po' a migliorare questo aspetto che vi ho elencato, e soprattutto andremo finalmente a sistemare anche la palestra, così i nostri giovani, i nostri figli potranno anche fare attività sportiva e ricreativa. La renderemo anche con l'utilizzo per i cittadini, con un'entrata esterna, per un importo di 1.490.000 euro. Attraverso il Ministero dell'Interno poi abbiamo anche richiesto un finanziamento per 1 milione di euro per la messa in sicurezza del territorio. 1 milione di euro che ci è stato dato, quindi siamo stati meritevoli di 1 milione di euro, e interverremo su Guardavalle Centro, le zone a cui c'è il rischio idrogeologico, partendo da via Antonio Giordano, praticamente la strada salendo verso il cimitero, e la strada che va al cimitero vecchio. Interverremo anche in via Antonio Giordano, tra la casa Gregoraci e Andreacchio, dove c'è un rischio frane da tantissimi, tantissimi anni, e quindi metteremo in sicurezza anche quelle due abitazioni. Interverremo sul circonvallazione nord, praticamente tutti gli altri interventi saranno concentrati sul tangenziale nord, dove c'è questo rischio idrogeologico, e soprattutto anche sopra le case Indari, dove c'è anche là un pericolo di smottamento e soprattutto di questo terreno a rischio frane. Quindi una bella notizia, 1 milione d'euro da spendere per la messa in sicurezza, che sicuramente darà delle risposte ai nostri concittadini. L'altra bella notizia, molto bella e molto importante, è uscito l'altro giorno, praticamente il 16 di gennaio, la graduatoria provvisoria per quanto riguarda il bando dei centri storici. Una bellissima notizia, sapevamo già che il nostro progetto era stato valutato in modo ottimale e positivo, perché si è lavorato veramente con impegno e con qualità. Guardavalle è arrivata al nono posto su domande presentate in regione, ve lo dico subito, di 359 comuni, quindi Guardavalle si è classificata al nono posto con un punteggio altissimo, e quindi complimenti a tutti, agli assessori, ai tecnici che ci hanno lavorato, un po' a tutti, perché crediamo nella ripresa del centro storico. Quindi abbiamo avuto un finanziamento di 1,5 milioni, un progetto che, come vedete poi anche dalle immagini, è molto bello. Si parte da Piazza Carmine con i parcheggi, per poi un percorso storico-culturale che va nella direzione proprio di arrivare a continuare quel progetto che abbiamo iniziato nel 2015 con la pavimentazione di Piazza Carmine, le vie adiacenti, le vie principali che arrivano poi a Piazza Immacolata. Si riparte quindi da via Marconi, verrà rifatta tutta Piazza Immacolata, tutto il corso principale fino all'imbocco che va a San Carlo, la pavimentazione tutto San Carlo, si arriverà alla cupola di San Carlo.
È un progetto molto bello, come vedete anche dalle immagini, un progetto che dovrà avere quel significato di attrattività verso il nostro centro storico, legato anche un po' al bando dei privati, perché oltre al bando degli enti che noi siamo riusciti ad avere finanziamenti, ci sono anche quelle dei privati, dove si parte con i B&B, con queste opportunità che la Regione Calabria ha dato ai privati. E da quello che ho visto nell'elenco provvisorio, ci sono diverse persone che hanno fatto la domanda e che sono entrati in graduatoria, quindi si partirà anche con questa opportunità verso il centro storico. Abbiamo anche a giorni illustreremo il progetto con anche i tecnici che ci hanno dato una mano per farvi capire quello che vorremmo realizzare. Abbiamo anche presentato con i CIS, con i contratti istituzionali di sviluppo, che sono fondi CIPE, sempre dal Ministero, un progetto di 20 milioni di euro per il centro storico. Sono quei finanziamenti mirati proprio per il centro storico, dove siamo convinti che nei prossimi anni riusciremo veramente a fare quel cambiamento che tutti vogliamo. Stiamo lavorando anche con il completamento del lungomare a Guardavalle Marina, completamento che pare, da quel comunicato ufficiale che ci è arrivato dalla Ferrovie dello Stato, ci hanno chiesto il quadro economico del progetto che avevamo presentato, che praticamente è andato a buon fine, quindi i tecnici stanno lavorando per questo quadro economico, che è di 2 milioni e mezzo. E poi andremo a Roma proprio per avere questo contatto definitivo con le Ferrovie dello Stato per la chiusura del passaggio a livello, il prolungamento del lungomare e il sottopasso per all'inizio di Guardavalle Marina. Quindi stiamo lavorando veramente con serietà, con impegno, perché quello che voi ci avete chiesto e noi lo stiamo mantenendo. Che dire, seguiteci, aiutateci, sosteneteci, perché soprattutto in questo momento particolare il sindaco ne ha bisogno l'amministrazione comunale, ne abbiamo bisogno tutti noi cittadini. Grazie e alla prossima.